Lo scorso anno ho scritto una canzone dedicata a mio padre e da allora mi sono detto che avrei dovuto presto fissare in un testo anche la memoria della mamma. L'idea di partenza della figura di mio padre era scaturita da una foto posizionata sulla libreria accanto ai ritratti di tanti scrittori, categoria che lui, a causa della sua bassa scolarizzazione, non ha mai avuto la curiosità di leggere. Per mia madre sono ancora le foto che mi hanno attivato immagini e ricordi, ma si tratta di fotografie che segnano la sua tappa di vita familiare. Sono partito dai suoi genitori, miei nonni, falegname nonno Cesare, contadina e conduttrice di un'osteria di paese, la nonna, Elvigi. Ho avuto la possibilità di frequentare i nonni materni e quindi mi sono fatto un'idea della cultura in cui è cresciuta mia madre. Tutta casa e chiesa, come si diceva una volta. Ho dei bei ricordi dell'estate che passavamo in campagna, liberi di scorrazzare tra campi e canali, tra galline, anatre, tacchini, nonché i pescigatto, le arborelle, le rane nei canali di irrigazione. La mamma, invece, passava l'estate a cucire vestiti per i parenti del paese, che l'aspettavano ogni anno mentre papà scappava sui fiumi a pescare. Come canto nella canzone, la cosa più straordinaria di mia madre, che ho appreso dalle foto, è quel doppio matrimonio celebrato nello stesso giorno insieme al fratello e poi quell'ulteriore legame con la famiglia di papà, il cui fratello Luciano ha sposato Maria, sorella di mia mamma, facendo sì che noi figli diventassimo doppi cugini. Entrambi, fratelli e sorelle, sono emigrati in Lombardia ed il legame così stretto è continuato fino alla loro morte. Mia madre è stata una figura di riferimento forte nella mia crescita. Da lei ho preso tante punizioni affidate a un battipanni di cui ricordo ancora i segni lasciati sulle mie gambe scoperte dai pantaloncini corti. Mio padre non ha mai alzato un dito su di noi. Quando gli facevamo girare le scatole, si mordeva una mano per trattenersi e per nostra fortuna funzionava. Oltre alla sua educazione domestica, lei ha fatto di tutto per affidarci ai Salesiani, che, vicinissimi a casa nostra, sono stati il nostro cortile di giochi e di studi. L'oratorio, il pallone, il servizio di chierichetti e le scuole medie e superiori, serali al Don Bosco. Nonostante i costi alti dovuti al fatto che era una scuola privata, entrambi si sono sacrificati a lavorare sodo per darci l'educazione cristiana che ritenevano migliore. In questo abbiamo tradito le loro aspettative, prendendo alla lettera l'insegnamento della dottrina, ma diventando però comunisti e fondamentalmente anticlericali. La più grande delusione però per mia madre e mio padre è stata la morte di mio fratello Flavio, che appena ventenne ebbe un incidente stradale di ritorno da una visita ad una ragazza che aveva conosciuto durante il servizio militare a Verona. Credo che Elvira sarebbe stata una mamma più spensierata, gioviale, senza quella disgrazia, perché la sua indole è sempre stata molto aperta e sociale. Si è dedicata al volontariato, in parrocchia, le piaceva frequentare le altre persone. Quando ha passato gli ultimi 3 anni in casa di riposo, è stata molto serena perché le piaceva partecipare alle attività di gruppo organizzate dagli animatori. La tragedia ne ha fatto invece una mamma ansiosa e credo che di questo ne soffrisse. I nipoti, per fortuna, sono stati la sua consolazione. Ho tra le mani una matita e sotto gli occhi le vecchie foto stampate in una camera oscura a fermare il tempo che se n'è andato. È una matita da falegname, la punta fatta con il coltello è come quella che usava il nonno nella bottega con tuo fratello. È come quella che usava il nonno nella bottega con tuo fratello. Tu
col gessetto facevi i segni delle misure sui pantaloni, gli spilli in bocca, il ditale al dito, era un mestiere di quelli buoni, e gli occhi attenti come una Venere, appena strabici e preoccupati nel tuo futuro, vedevi i figli andare a scuola ben pettinati, nel tuo futuro vedevi i figli andare a scuola ben pettinati. Oh mamma, mamma, è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. Oh mamma, mamma, questa è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. Il tuo moroso fa il calzolaio, povero in canna, ma gli vuoi bene, è prigioniero lassù in Germania, il viaggio è lungo ma sai che viene. Ti fanno la corte tedeschi e inglesi, ti hanno requisito casa e osteria, tu non li ascolti, nonna controlla, gli servi il vino e poi scappi via. Tu non li ascolti, nonna controlla, gli servi il vino e poi scappi via. Che cosa buffa, matrimonio doppio, lo stesso giorno con tuo fratello, e poi il fratello di tuo marito a tua sorella mette l'anello, e due sorelle con due fratelli, è quasi un film neorealista, papà va in fabbrica in bicicletta, prima operaio poi letturista, papà va in fabbrica in bicicletta, prima operaio poi letturista. Oh mamma, 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 è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. Oh mamma, mamma, questa è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. C'è la parrocchia qui dietro casa con l'oratorio dei salesiani, tu e Maria un po' bigotte, messe rosario nelle tue mani, tre figli bravi, van bene a scuola, quante preghiere per chieder grazia, poi il primo muore tra le lamiere, 20 anni appena è una gran disgrazia, poi il primo muore tra le lamiere, 20 anni appena è una disgrazia. Ci vuol coraggio e tanta fede, portare il lutto, andare avanti, noi due gemelli ti diamo motivo di non mollare, siamo dei birbanti. Ci penseranno i nipotini a darti gioia, la vita gira, sarai sempre un po' prensiva, ti vogliono bene, sei nonna Elvira, e sarai sempre un po' prensiva, ti vogliono bene, sei nonna Elvira. Oh mamma, mamma, è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. Oh mamma, mamma, questa è la tua storia, schegge di ricordi nella mia memoria. Filosofo pescatore, dedicata a mio padre. Mio padre è nato il 13 giugno 1923, è mancato il 30 aprile 2013, a 90 anni.
Nella mia libreria ho messo una sua fotografia proprio accanto a dei libri della collana Meridiani, disposti con la copertina che mostra il ritratto degli autori. Vedere mio padre proprio, che purtroppo non ha potuto andare a scuola, accanto a quegli autori che non ha mai letto, mi ha fatto riflettere sulle tappe essenziali della sua vita di uomo semplice. Mio padre era un uomo buono, amava raccontare le sue origini contadine, la povertà, la fatica e la fame della sua infanzia. L'altro argomento di memoria condivisa era la sua deportazione in Germania, con la fatica del lungo viaggio di ritorno a guerra finita, ritardando di 2 mesi il suo arrivo in Italia, dove ormai era dato per morto o disperso. I suoi 20 anni sono stati quelli di migliaia di soldati italiani, ragazzi sbandati, facili prigionieri dei tedeschi. Mio padre faceva parte dei cosiddetti IMI, 810.000, che dopo l'8 settembre sono stati deportati in Germania. Migliaia di loro non tornarono. Dopo la guerra, poverissimo, ha lasciato il Polesine per venire a Seto San Giovanni a lavorare come operaio alla Edison. Aveva portato in cantina il suo banchetto da calzolaio e la sera dopo il lavoro riparava scarpe così da poter fare un mutuo e comprare un piccolo appartamento dove sono nato io. La mamma lo aiutava facendo la sarta e così noi bambini, anche se eravamo poveri, eravamo sempre curati nell'abbigliamento, scarpe e vestiti. La cosa invece di cui non parlava mai mio padre è la morte del suo primo figlio, mio fratello Flavio, avvenuta nel 71 a causa di un incidente d'auto, a soli 20 anni. Il dolore lo ha chiuso in un lutto, silenzioso e incapace di sciogliersi in lacrime. La cosa che amava di più era andare a pescare e quando prese la patente toccò a me accompagnarlo sui fiumi. Faceva una pesca stanziale, da qui l'immagine che ho di lui che filosofeggia nelle lunghe attese in contemplazione dell'acqua che scorre. C'è uno scaffale in libreria dove i libri non sono di costa, in copertina la fotografia e la storia dentro nascosta. Uomini e donne in bianco e nero, come i caratteri della scrittura, lo sguardo dritto come il pensiero, la fonte aperta sulla cultura. Lo sguardo dritto come il pensiero, la fronte aperta sulla cultura. Depressione, gli elementari ne ha fatte tre, poi a bottega a fare il garzone. Gli elementari ne ha fatte tre, poi a bottega a fare il garzone. Thank you.
troppo piccolo per la campagna. Ruba le uova dentro al pollaio, spago e lesina la sua compagna, e mani buone dal calzolaio. L'8 settembre era soldato, ha fatto un viaggio da ricordare. In Germania l'han deportato, lavoro e fame tan per cambiare. In Germania l'han deportato, lavoro e fame tan per cambiare. Poi a Milano, coi sacrifici, lei sarta in casa, riposo mai, fanno 3 figli e son felici. Lui va in fabbrica con gli operai, dentro il cuore c'è sempre il fiume, ci sono i pesci, ne sa l'odore, l'Adige il Po, le loro brume, è filosofo e pescatore. L'Adige il Po, le loro brume, è filosofo e pescatore. Terra da putini.